Questo è un tema di vitale importanza non soltanto per psicologi e psicoterapeuti, ma anche per medici, consulenti, coach sportivi, insegnanti e persino genitori. Perché? Perché tutte queste e altre figure hanno una cosa in comune: una particolare forma di relazione con un'altra persona. Il terapeuta e il medico con il proprio assistito, il consulente con il cliente, il coach con il coachee, l'insegnante e il genitore con il bambino o il ragazzo. E cosa c'entra? Questa particolare forma di relazione è fondamentale per una collaborazione tra i due. Se pensi che il tuo ruolo basti a far sì che l'altro esegua ciò che gli chiedi di fare, anche se è nei suoi interessi, beh, sei fuori rotta. E non solo. Persino se l'altra persona fosse completamente consapevole che ciò che stai facendo, anzi che state facendo, è per il suo bene, ciò non vuol dire che lo eseguirebbe. I psicologi questo lo sanno bene. Forse più di chiunque altro abbiamo studiato questa particolare forma di relazione. Noi la chiamiamo relazione terapeutica perché ovviamente quello che facciamo è terapia, però la potremmo chiamare genericamente relazione di lavoro. Nello specifico è la relazione che si instaura tra due persone per aiutare una delle due a raggiungere un determinato obiettivo. Quindi anche quando stiamo parlando di genitori non stiamo parlando della relazione quotidiana tra genitori e figli. Stiamo parlando di quelle situazioni in cui questo tipo particolare di relazione è finalizzata a far raggiungere uno specifico obiettivo al figlio. E perché è così importante? Perché, come detto, se pensi che soltanto perché una persona si è rivolta a te per un aiuto, allora seguirà quello che le chiedi di fare, stai fresco. E perché questo, beh, in realtà per un motivo abbastanza semplice che ha anche un nome tecnico, omeostasi. Tutte le persone e gli esseri viventi in generale tendono a mantenere lo status quo. C'è pure un proverbio che spiega questa cosa: chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa cosa perde, ma non sa cosa trova. Che è un inno all'immobilismo, alla staticità e a rimanere nel proprio ruolo, nella propria zona di comfort. Comunque, come esseri viventi, questo è il punto, tendiamo a sprecare meno risorse possibili e a mantenere lo stato in cui ci troviamo, anche se questo stato è sofferente e doloroso. Uno potrebbe pensare che se una persona soffre, quello che vuole è smettere di soffrire, e sì, sì, assolutamente sì. Però questo desiderio si scontra col più radicato bisogno di mantenere le cose come stanno, di avere quel controllo che ti permette di essere, di sentirti più o meno al sicuro. O, presa da un altro punto di vista, il timore che lo sforzo, l'energia, il tempo, le risorse necessarie per questo cambiamento vadano al di là delle nostre possibilità e cambino la situazione in un modo incontrollabile, inaspettato. O ancora che ciò che ci aspetta al di là del cambiamento sia semplicemente troppo. D'altronde, quanti di noi hanno provato a cambiare in certe situazioni senza riuscirci? Non riuscire a cambiare dieta nonostante non ci piaccia il nostro corpo. Non riuscire a cambiare partner nonostante non stiamo più bene in quella relazione. Non riuscire a cambiare psicologo nonostante non vediamo miglioramenti significativi. Eppure, se bastasse dire ora cambio per poter cambiare, sarebbe tutto più semplice. Peggio ancora dal nostro punto di vista di psicologi, se per cambiare bastasse dire adesso fai questo, questo e quest'altro, sarebbe il lavoro più semplice del mondo. Invece ciò che succede è che spesso quando suggeriamo all'altro che cosa dovrebbe fare per poter stare meglio, spesso non lo fa o lo fa a modo suo. In psicoterapia utilizziamo proprio il termine metaforico, come diceva Sidney Shazer, di resistenza al cambiamento proprio per descrivere questo paradossale comportamento. E come si vince la resistenza al cambiamento? In tanti modi in realtà, ma uno di questi più basilare probabilmente è chiaro: devi curare la relazione terapeutica tra te e il cliente. Ed è di questo che parlerò nelle prossime settimane.